Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di una chitarra acustica di casa LAG, nello specifico la LAG iVibe 20. È uno strumento assolutamente unico nel suo genere, questo grazie al suo processore di effetti interno. Sì, perché la chitarra non è solamente una chitarra acustica, e che chitarra acustica, perché poi la sentiremo, ma all'interno, come vi dicevo, ha un processore di effetti che rende lo strumento super versatile. Grazie al sistema iVibe, lo strumento ha all'interno un processore multi effetti, una cassa Bluetooth, una loop station, un metronomo, un accordatore e anche un equalizzatore. Il tutto controllabile sia dalla chitarra sia dalla sua applicazione. Cominciamo col parlare innanzitutto a livello estetico dello strumento. Allora, la chitarra ha il top in abete Engelmann Massello, fondo e fasce in Ovangol, come vedete, tra l'altro bellissimo. È uno strumento assolutamente di serie A, super rifinito, e poi sentiremo ovviamente come suona. Questo nello specifico è un formato Dreadnought Cutaway, quindi con la spalla mancante. Il manico è in caia. La tastiera in brown wood. Trastro a doppia azione. Come dicevo prima, qualità dello strumento veramente eccelso. Anche la qualità delle meccaniche si vede veramente strepitosa. È uno strumento che non ha bisogno di batterie, perché? Perché ha il suo, ha una batteria interna che può essere ricaricata tramite la presa USB che è qui. Qui troviamo anche l'ingresso e l'uscita. L'uscita per collegare ovviamente la chitarra direttamente al banco, come una qualsiasi chitarra acustica con piezo elettrico, e l'ingresso anche per connettere dei device esterni, perché come vi ho detto prima, la chitarra ha anche all'interno una cassa che può funzionare sia col Bluetooth, come dicevo prima, tramite l'applicazione, o anche con il cavo, e quindi potremo suonare sulle nostre basi liberamente. Qui sopra troviamo sulla fascia la centralina, diciamo, di controllo, a questo punto potremmo chiamarla così. Si attiva tenendo premuto il tasto, questo pomellino centrale. Da qui, con questi tre tasti, possiamo avere accesso a tutte le funzioni interne, come dicevo prima, quindi tuner, effetti, louver, eccetera, eccetera. Troviamo poi questo fader con il quale possiamo controllare la quantità di effetto che stiamo mettendo nella chitarra e altre funzioni che potremo impostare grazie alla sua applicazione, ma vedremo anche questo. Lo strumento arriva con una bellissima custodia morbida, che è questa, dove all'interno troviamo ovviamente anche il suo caricatore, eccolo qui. Bene, credo di aver detto tutto sullo strumento, direi di attaccarla e vedere come suona, sia attaccata a piezo elettrica sia tutte le sue funzionalità, diciamo, acustiche. Ok, allora andiamo al sodo, vediamo innanzitutto come suona acustica lo strumento. Veramente uno strumento molto comodo e, come dicevo prima, lo strumento ha una qualità veramente di serie A. Cominciamo a fare un giro con gli effetti, vediamo un pochino come suonano questi effetti. Quindi il sistema funziona così: il piezo capta il suono, lo manda al processore e il processore lo rimanda ai due trasduttori che sono posizionati qui sotto la tavola armonica per far vibrare la tavola, in modo che fondamentalmente la tavola armonica, come dicevo, diventa proprio una cassa. Ora sentiamo come funziona acustico. Sentiamo nella modalità effetti. Reverbero. Incredibile! Allora, tramite il pomellino, questo qua che diciamo che vi ho fatto vedere prima, controlliamo la quantità di effetto. Più, meno. Con questo fader controlliamo, in questo caso, la lunghezza del reverbero.
meno reverbero, meno, scusate, meno lungo, più lungo. Incredibile. Chorus. Andiamo avanti. Eco, quindi delay. Con il fader controlliamo i millisecondi, diciamo, di delay. Più lungo, più corto. E sempre con il pomellino controlliamo la quantità. Ma è incredibile, sentire il suono che esce dalla cassa è veramente incredibile. Phaser. Con il fader controlliamo in questo caso la velocità del fader, sempre più veloce. Fondamentalmente con questo pomellino qua controlliamo sempre la quantità di effetto, ok? Che vogliamo, più o meno. E col fader, diciamo, in ogni effetto controlliamo qualcosa di diverso, qualche parametro diverso. Bellissimo. Tremolo. Veramente fighissimo. Andiamo avanti, che c'è dopo? Octaver. Addirittura se postiamo il fader al massimo, questo qui abbiamo l'ottava sopra. E qui invece va sotto. È incredibile, veramente fighissimo. Distorsore. Boost, perché possiamo avere praticamente un boost di volume se stiamo suonando acustici e vogliamo avere un boost di volume magari per fare un solo, qualsiasi cosa, abbiamo anche quello. Ok, poi abbiamo looper. Ah, interessante, alla partenza ci dà 4 bit di metronomo per partire. Fighissimo, veramente fighissimo. Ok, possiamo decidere anche quante bars vedo qui da per partire. Poi abbiamo un metronomo per esercitarci. Ok, poi come ho detto prima abbiamo anche la funzione di speaker, quindi possiamo mandare una base dentro la chitarra per suonarci sopra. Attiviamo, on. Eccola. Qui abbiamo il controllo di volume. Veramente fighissimo.
Una chitarra veramente che c'ha un sacco di funzionalità veramente interessanti e soprattutto suona molto bene acustica. Allora, così si presenta la sua applicazione. Da qui abbiamo, come vedete, tutti gli effetti che possiamo richiamare: chorus, echo, phaser, eccetera, eccetera. La cosa figa qual è? Che noi possiamo creare innanzitutto dei preset su ognuno di questi, diciamo, quadratini, chiamiamoli così, e soprattutto possiamo entrare all'interno di ogni effetto e modificarlo a nostro piacimento, come potete, no? Ecco qua. Decay, possiamo modificare tutto quello che vogliamo da qui. Tremolo. Eccolo qua. Abbiamo addirittura, possiamo aggiungere anche in cascata altri effetti. Altra cosa, possiamo controllare da qui l'equalizzatore, il looper, la registrazione del looper. Ok, e in più possiamo addirittura aggiungere anche altri effetti. Per esempio, abbiamo a disposizione altri suoni, altri effetti, scusate, tipo 12 strings. Eccolo qua. Ed è polifonico. E ovviamente qui all'interno possiamo controllare tutti i parametri di questo effetto. Veramente fighissimo, veramente molto molto figo. Direi di collegare il piezo e vedere anche come suona la chitarra attaccata col suo piezo. Chitarra quindi collegata col jack, piezo elettrico, vediamo un po'. Bello, naturale, molto molto bello. Dunque, come detto prima, quindi gli effetti possiamo sentirli sia dalla cassa risonante dello strumento sia farli uscire dal piezo, quindi arrivare praticamente già con il nostro parco effetti senza doverci portare pedaliere esterne. Vediamo un pochino, cominciamo dal reverbero, modifichiamolo. Ovviamente attaccando la chitarra col piezo elettrico dovremmo modificare la quantità dry wet, perché sentendolo da cassa il nostro suono fondamentalmente diretto arriverà dallo strumento acustico, quindi gli effetti sono praticamente settati con un 100% wet. Attaccandoli col jack invece, arrivando miscelato nello stesso segnale, dovremo ribilanciare leggermente il segnale diretto con il segnale, effettato. Anche qua per esempio. Otto chorus. Io adesso sto modificando fondamentalmente la quantità diretta col segnale effettato. Insomma, ragazzi, questa chitarra è veramente incredibile. Andiamo un po' da 12 corde. Come vi dicevo prima, possiamo addirittura aggiungere in cascata altri effetti oltre all'effetto selezionato. In questo caso abbiamo la 12 corde, quindi effetto pitch shifting, fondamentalmente un'ottava sola, più l'effetto di riverbero. Sentite. Uno
strumento assolutamente innovativo, è uno strumento acustico, quindi intesa come semplice chitarra acustica, suona veramente molto molto bene, e poi ovviamente ha tutte queste funzionalità che la rendono assolutamente uno strumento unico. Io ve la straconsiglio, vi consiglio di provarla perché non vi deluderà, e rimango ancora qui un pochino a suonare perché mi piace un sacco e poi tutti questi effetti la rendono veramente molto sfiziosa. Ciao!